Palazzo San Giorgio abbraccia centinaia di studenti grazie al progetto I Walk the Line realizzato dalla città metropolitana attraverso la società Sviprore. La storica sede del comune è stata infatti invasa non solo dai giovani delle scuole del territorio metropolitano, ma anche dalle numerose aziende che attraverso i tirocini hanno preso parte negli ultimi 2 anni al percorso di inclusione sociale promosso e finanziato dal Ministero dell'Interno. I Walk the Line, ha spiegato il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, ha permesso di dialogare con e insieme a giovani attraverso il giusto linguaggio. Ma un progetto che credo abbia rappresentato quelli che erano gli obiettivi che poneva il Ministero nel momento in cui ha dato questo finanziamento, quello di dialogare con i giovani, dialogare insieme ai giovani, parlando anche quello che è il linguaggio dei ragazzi, mettendoli di fronte a quelle che è la necessità di rigare dritto, come il titolo di questo progetto, perché soltanto attraverso la via dei percorsi della legalità, della trasparenza, dello studio e della conoscenza si possono raggiungere gli obiettivi e si può crescere. All'interno dell'aula consiliare gli studenti hanno ascoltato le tante figure professionali che hanno animato questi 2 anni di percorso. Il Ministero dell'Interno, dice l'ingegner Domenica Catalfamo, dirigente della città metropolitana e responsabile del progetto, è rimasto entusiasta del lavoro svolto e abbiamo chiesto di poter proseguire anche per il prossimo anno. Gli esiti che oggi verranno illustrati sono sicuramente uno spiraglio di positività in una terra che sicuramente ne ha bisogno. Tantissime le scuole coinvolte proprio perché tanti ragazzi sono stati, una parte del progetto prevedeva anche la lotta alla dispersione scolastica, oltre che alla devianza sociale, quindi le scuole sono state protagoniste, speriamo che continuino ad esserlo, e nella nostra richiesta di proroga ci sta al Ministero dell'Interno e oggi siamo onorati di avere con noi il Prefetto, ci sta proprio questa possibilità di concludere l'anno scolastico con questi ragazzi che sono stati coinvolti. Ad aprire l'incontro anche il collegamento direttamente da Roma con il sottosegretario all'interno, l'onorevole Vanda Ferro. Soddisfatto anche Michele Rizzo, amministratore unico di Sviprore, società ideatrice ed organizzatrice del progetto finale. Noi pensiamo ai giovani, ma noi siamo totalmente fuori. No, noi pensiamo che diamo consigli, dispensiamo, in realtà dovremmo imparare prima noi. Mi ha colpito che non hanno aiuto, mi ha colpito che le scuole molto presenti non bastano, le famiglie parzialmente presenti non bastano. Questi ragazzi in buona sostanza ci hanno chiesto aiuto, in qualche maniera, con il loro slang. Nessuno è venuto a dire come posso fare, lo abbiamo percepito. Quindi mi piacerebbe, se potessimo continuare questa avventura un altro anno per altre ragioni, di mettere a fuoco un progetto di interazione, non tra i ragazzi a rischio devianza e ragazzi normali, ma tra ragazzi e gli adulti.